Palermo. Città che merita gli eventi particolari. Mi accorgo sempre che è proprio città. Grazie. Sì, devo dire che chi se la c'è e ci sono. E quindi la Sicilia è stata considerata la negatività nel senso in cui Cuba era la negatività e oggi invece c'è la rinascita. Forse non è la negatività, forse sì, è ancora non è poi questo luogo che si sono i soldi a noi enorme, che è enorme, questo luogo è ignorante, questo luogo eccetera, ma forse il sud il nord ha depredato il sud, di cultura, soprattutto di denaro. E Garibaldi forse non ha liberato l'Italia, ma è servito soltanto a rubare la cultura. Il vero successo sarà la partecipazione del pubblico, perché gli eventi sono di straordinaria qualità, anche se alcuni artisti sono meno popolari, però sono dei grandi professionisti, dei grandissimi musicisti. Quindi abbiamo cercato l'eccellenza nella musica e nell'intrattenimento. Quindi speriamo che la migliore risposta intanto che ci arrivi da Dio attraverso il tempo. E poi... Beh, fa bene. La casa, poi Palermo, la Sicilia, io gioco in casa, quindi non posso troppo esprimermi, io ho due terre nel cuore, una è quella dove vivo che è Israele e una è la Sicilia che mi ha dato le origini e quindi stiamo parlando di una delle più belle terre del mondo, ma senza che io mi definisco siciliano all'estero, quando dico di dove sei siciliano? Intanto perché li spaventa subito, dice siciliano, sai all'estero dicono tutti siciliano, però è la mia terra, la sento ancora, mio nonno fa renda di Bolognese, questi proprio di qua, quindi auguriamoci tutto da questa terra meravigliosa, c'è scritto sul teatro massimo, l'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita.